Bene, altro giorno spacca Joypad su Fi... Ehi tu, non preferiresti un gioco nuovo? Cosa, PES? E football. Sì, scusa, non imparerò mai, ma esisti ancora? Certo, idiota, non è che perché tu non usi un gioco da un po', quello automaticamente smette di esistere. Sì, hai ragione, ma cosa c'è? Beh, volevo proporti una sfida. Beh, non so, sai, ma si paga? No, no, tutto gratis. Ma perché non l'hai detto subito? Allora iniziamo! Certo, ecco la tua squadra. Sei serio? Cosa c'è, è troppo scarsa? Ma che più avanti possiamo trovare di meglio, eh? Ma come troppo scarsa? Ma scusa, quanto hai speso? Beh, zero. Quanti zero? No, 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 proprio zero. Avevi un sacco di GP dall'anno scorso e pure qualche moneta. Inoltre abbiamo dato dei regali un po' a tutti e questo è il meglio che sono riuscito a fare. Incredibile, per una squadra del genere in FIFA avrei dovuto come minimo aprire un mutuo. Beh, è il bello di eFootball. E a proposito, non hai ancora aperto due regali. Oh, wow, vado subito. Uno della Super League turca e l'altro attaccanti della Serie A. Facciamo che proviamo con la Turchia, va. Ed è Hayan. Non lo conosco. Ma credevo fossero speciali. Perché solo 78? Devi potenziarlo con il jet allenamento. Ah, giusto, giusto. Ora vediamo l'altro. Certo, apriamo e... Dai, dai. Ma prima di scoprire, ragazzi, non dimenticate di lasciare un bel like e iscrivervi al canale se vorreste altri video così. Magari un bel VS con AFC. E iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video. Inoltre, non dimenticate che qua sotto in descrizione, come sempre, potete trovare il mio libro in vendita nel link qua sotto su Amazon, oppure su richiesta anche in libreria. Dico su richiesta perché tante volte non si trova, dovete chiederlo, però c'è. Ci siamo, attenzione, Pellegrini. Cosa, Pellegrini? Ecco, solo io posso trovare un difensore nel pacchetto attaccanti. Dai, capita. Peccato che a me sempre. Vuoi riprovare? Costa solo 100 monete, o meglio 0,99 euro. No, tranquillo, sono sicuro che le vincerò. Se lo dici tu, comunque forza, primo evento, quale scegli? Restiamo in casa, Italian Club. Perfetto, ti aggiungo Tonali, così almeno avrai un minimo di bonus, essendo ancora la carta del Milan e quindi in Serie A. Ah, cavoli, manca in Serie A, eh. Immagino, forza, si parte. Certo, forza, ragazzi. Ma mi ricordi perché hai messo la maglietta della nazionale di Malta? Era l'unica con la bandiera biancorossa come il Varese. Ah, capisco. Vabbè, forza, calcio d'inizio con il Firenze e è una squadra nuova? Voi la chiamate tipo Fiorentina. Ah, manchiamo di licenze, eh. Strano. Attenzione, attacco. Sabotaggio. Ma che cavolo, quanto è forte questo qui? Guarda che sei contro l'IA. Non so chi sia sto IA, ma è veramente fortissimo. Deve essere un pro player. No, nel senso che stai giocando contro il computer a livello leggenda. Ah, ecco, ma perché? E beh, è un modo per prendere più punti evento. Vabbè, allora ci sta. Dai, forza, vogliamo fare un tiro in porta o no? Questi sono più chiusi della mia porta quando devo far entrare una gioia. Occhio bel cross e gol del Firenze. Ah, male male. Attenzione, mancano due minuti. Forza, raga. E niente, zero. Dai, non è possibile. Vuoi che faccio io la prossima? Si può. Sì, certo, guarda, opzione partita e IA gioca al posto tuo. Ah, perfetto, allora io faccio il riposino, eh. No, 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 mo la guardi come io ho guardato la tua. Sì, scusa, dai, hai ragione. Bene, giochiamo contro l'Internazionale di Milano. Ma guarda un po', qua la licenza ce l'avete, eh. Si vede di brutto. Infatti, ma che roba, è tutto originale. Infatti, va anche lo stadio, carino. Ok, si va, partono loro. Dai, mi raccomando. Buona per Haaland, chiuso. Dai, ma questo era rigore. Ma dove? Oh, ci ho provato. Oh no, tu rame solo. Meno male. Brutta, brutta. Ancora Mkhitaryan. Presa, meno male. Ancora Thuram. Mamma mia, qua si rischia il massacro. Puoi comandare l'atteggiamento comunque, offensivo o difensivo. E a vederla così mi porterei a casa il pareggio, eh. Meglio andare in difesa. Palla di Neymar, niente. Scusa, ma dico di difendere, attaccano. Cosa funziona? Al contrario. No, quello no, ma guarda che numero. Ma cosa fai, idiota? Tira, cosa sei, un giocoliere o un calciatore? Aspetta, ma non è che perché l'ho messo in difesa? Vai in attacco, va. Valde per Bruno, presa. Grazie, era un passaggio. Oh no, ho sbagliato. Devo fermarlo. Gol di Dumfries. Ma che cavolo combini. Dai, va bene. Attacco totale. Niente, purtroppo è finita. Te pareva. Poteva andare solo così. Però carina l'intervista alla fine, dai. Contento che ti piaccia. Dai, faccio l'ultimo evento, così almeno magari prendiamo un premio. Ok, siamo contro il Como. Aspetta, quindi sarebbe tipo Varese Como? Esatto. Ok, adesso è una questione di principio. Siamo rivali da anni. Tirata e botta di Haaland. No, l'ha presa. C'era il Neymar a giro. E dai, però. Ma che cavolo. Devo aver sbagliato. Palla per Cutrone, gol. Oh cavolo, un tiro e un gol, assurdo. Buona azione di Haaland, fuori. Niente, non c'è verso. Haaland, ma cosa fa? Basta, lo cambio. Entra Mbappé, ottima scelta. Speriamo. Wow, ti giochi tutto per tutto, è attacco totale. Oh sì sì. Attenzione, palla in mezzo, buona per Mbappé, tiro e gol. 0-1. Ok, ora scendi, eh. No, 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 sto su, sto su. Non è una buona idea, guarda, palla in mezzo, c'è il gol. Ops, forse ho sbagliato approccio. Dici? Vabbè, ormai riproviamo. Attenzione, Valverde in aria e nulla. Niente, persa. Mi sa che è meglio giocare contro giocatori reali. Direi, siamo stati imbarazzanti. Va bene, stesso torneo ma con partite utente, forza. Bene, ora scegli una squadra. Aspetta, ma non gioco con la mia? Eh sì, ma devi avere dei giocatori solo di Serie A o di B. Ah, quindi si salvano solo Tonali e Teo, fantastico. Vabbè, prenderò la Juve. Il Piemonte BN? Certo.
il Piemonte BN. Qui per passare alla fase successiva devi vincere almeno una partita. Oh cavolo, la vedo già male. Ed ecco la tua squadra con tanto di giocatori in prestito. Ah, però forte, tra l'altro vedere Ken con 93 e Rugani con 91 fa un certo effetto. E va bene, via, prima partita contro l'Inter. Stiamo tranquilli insomma, e va bene, immergiamoci. Ok Mkhitaryan. Preso, meno male. Fa la buona, poi ci ritorna per Pogba, tira e parata. Bella questa, Pole, l'ora del riscatto. Meno male che qua non ci sono né infortuni né antidoping. Azione quadrato, arriva Thuram, tiro e gol. No dai, Thuram che segna la Juve, no, era un mio idolo quando ero piccolo. E finisce così. Niente, assurdo, non entrava a mezza. Dai, la prossima. Dai, vedrai che sarà diversa questa. Guarda, se va come prima, l'unica cosa diversa sarà il colore della maglia che ci farà gol. Attenzione, pallamona per Vlahovic. Ah, questa non la sbaglierà mai. Tiro è fuori. E invece ha sbagliato. Oh no, pallamona in mezzo per il tiro di Lautaro e gol. Oh, che fastidio, è pure qui questo. Chi potrebbe segnare di peggio? Attenzione, oh no, Dybala, gol. Ah, ecco. Finita 2-0. Ah, malissimo, un ultimo tentativo, vero? Sì, ma con questo trend ne prendi almeno 3. Non buffare, adesso cambiamo atteggiamento e vedi. Come mai tutti questi cambi? Sì, è un atteggiamento disperato, ok? Mamma mia, e ora hai di nuovo il Milan. Ancora. Attenzione, McKennie trova che... Ce lo sapevo, eccolo. Nuovo palla in mezzo e Moise. Che 2-0 ragazzi. Sono tutti in avanti. Uè, da solo ci prova e gol. Si è chiusa amici. Beh, per sicurezza altro tiro e gol. Turno passato in extremis. Che paura che ho avuto. Beh, se vuoi puoi fare il secondo turno oppure andare già a prendere dei nuovi giocatori. Ah, non me lo faccio ripetere. Ehi, abbiamo un contratto mirato 5 stelle. Ah, perfetto. E cos'è? Beh, puoi scegliere direttamente il giocatore da prendere a patto che sia una pescata contratto mirato, tipo questa dei capitani. Oh wow, scelgo subito. Ok, perfetto. Fammi indovinare, prenderai Danilo. Come facevi a saperlo? Conosco, ed ecco a te, Capitan Danilo. Sì, perfetto, ora lo alleniamo. Ok, perfetto, gettino allenamento consumati. Ok, giochiamo. Aspetta, devi usare i punti progresso accumulati. Oh, giusto. Bene, è arrivato a 90. Ottimo, e ora riproviamo l'Italian League Attacker. Sono curioso, vediamo Silvestri. Ah dai, stavolta addirittura un portiere. Ora fai il secondo turno, giusto? No, ho deciso, mi do alle divisioni. Forza, stavolta è la tua squadra, non ci sono scuse. Te ne hai mai trovate? Te l'ho sempre detto che sono scarso. Giochiamo contro, non so se si possa dire. Ma forse sì, però non me la rischierei. Haaland, palla in mezzo per Neymar che prova e gol. Oh, spettacolo. Valverde pesca Messi che tira e segna. Ah, che fenomeno, sempre forte. Manca solo il gol. Tiro di Haaland e gol. Di Haaland, devastanti. Messi, ancora Messi, tiro a giro e gol. Oh, piango tantissimo, che bellezza. Altro tiro e gol. Che pizza però. Qualcosa mi dice che ha mollato, eh. Dici? Ha messo Mbappé in porta, penso si capisca anche da quello. Sì, è vero, dai, fermiamoci qua quei gol. Alla faccia, si è proprio fermato, è 13-0. Mi sono fatto prendere un po' la mano. Siamo a 2 punti dalla promozione. Beh, allora forza, facciamone un'altra e saliamo, cosa aspettiamo? Speriamo, forza, siamo contro uno che si è chiamato Inter. E che aveva proprio finito la fantasia. Ok, via. Forza raga, per la gloria. Fine primo tempo e ancora 0-0. Non posso neanche lamentarmi di niente, siamo 5 tiri a 0, è una rapina per me. Attenzione, palla per Lautaro che tira e parata. Meno male. Tiro di Mbappé, gol. E figurati, ma è una volta che vada bene. Oh, rigore. Miracolo. Tiro di Messi, gol. Troppo forte, l'ho già detto. Attenzione, palla in mezzo, possiamo vincerla. No, parata. Ancora, non ci credo. Dai, c'è ancora possibilità, basta un pareggio nella prossima. Beh, è vero, meno quello, dai, forza, andiamo. Siamo contro la CADEM. Non riesco a capire se se lo sia inventato o sia tipo una squadra politica. Manca poco alla fine del primo tempo, mi sa che anche questa. Guarda in mezzo. Alla buona, Haaland al volo e gol. Questa è da pallone d'oro. Vogliamo chiudere la forza. Volvente recupera, tiro incrociare ed è gol. Cavoli, bravino ragazzo, eh. Non è ancora chiuso, attento. Tranquillo, guarda lì. Neymar tutto solo, prova il tiro e gol. È praticamente finita. Infatti, triplice fischio. Siamo riusciti a essere promossi. Sì, ci siamo riusciti. Divisione 5. Bravo. Direi che hai superato la sfida. Quale sfida? Quella di cui ti parlavo all'inizio, Jay. Ah, giusto, grandissimo. Ma come l'avrei superata, scusa? Facile, divertendosi. La sfida era quella. Ah, ok. Ma il premio? È questo il bello, è che il premio è proprio il divertimento. Ah, divertite. Dai, su, fuori il premio. Guarda, c'è un premio dietro di te. Dove? Adios, babeo, mi spengo. No, torna qui, infame. Anche se effettivamente non posso lamentarmi. È pur sempre gratis.
Bella ragazzi, sì, è arrivato il football 2024, incredibile, così di botto, non me ne ero neanche accorto. Ho acceso la play, ho visto aggiornamento e ho detto, ah, è arrivato, bene. Effettivamente però mi sa che è colpa mia, non mi ero troppo informato. Comunque vabbè, è arrivato, neanche leggermente prima di AFC. Bene, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace oppure no, scrivendo eFootball sì o eFootball no. E ovviamente sarete salutati nel prossimo video. Ecco, a proposito di ciò, mi ero completamente dimenticato di mettere il commento per i saluti settimana scorsa e quindi di conseguenza ho scelto semplicemente leggendo i commenti di chi mi ha scritto mi saluti. Bene, quindi andiamo ai saluti, ma prima non dimenticate di lasciare un bel like e iscrivervi al canale per non perdervi nessun video, attivate la campanella anche, mi raccomando, così avete anche le notifiche per gli shorts. Saluto al Dionze Ciri RO5GT, ciao. Saluto Michele Promad 3593, mi saluti in un video, mi chiamo Michele, comunque continua così, sentitissimo, ti stimo, scusami, colpa mia, e comunque ti saluto Michele, ciao. Poi saluto Cosmo870, ciao Anno, mi saluti, ho visto tutti gli altri episodi, continua questa serie plus, assolutamente, ovviamente si sta riferendo alla serie di Kakarot e la finiremo. Poi saluto M16H4Sky, mi sa che è Aschi, sì era Aschi, vabbè, mi saluto in un video, sono il primo, certo, saluto, ciao. E poi saluto anche Vegito Ta, che ha scritto io lo sono, quindi insomma uno dei due era il primo, non so chi. Comunque vi saluto entrambi, ciao. Bene, gli hashtag sto giro ve li ho dati prima, quindi noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo shorts e mercoledì venerdì come al solito con tanti nuovi video lunghi. Ma allora ragazzi, ciao. Però difficilotto, più di quello che mi aspettavo, molto di più.